Il tempo è dovuto solo perché c'è il collegamento con l'ONU, l'Organizzazione Governativa Internazionale Deputata al Turismo, che ha sede a Madrid, il World Tourism Organization. Quindi siamo onorati di questa presenza. Il Segretario Generale non è potuto essere con noi perché in questi giorni c'è l'Assemblea proprio dei ministri del turismo di tutto il mondo, convocata a Madrid. Avremo in collegamento il direttore Europa, che è un'italiana e questo fa ancora più piacere a tutti noi, Alessandra Priante, che è il direttore Europa dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, cioè colei che coordina i ministri del turismo europei. E avere questa presenza, così come la stessa Priante, ma anche Taleb Rifai, già segretario generale negli anni passati, questo ci onora. Bene, iniziamo subito questa giornata, dicevo straordinaria, straordinaria perché. La borsa dopo 22 edizioni trova una location definitiva e tutto questo grazie al sindaco di Capaccio Pessum Franco Alfieri che a questo punto Applausi invito a portare il saluto della città di Capaccio Pessum e a dare inizio appunto alla... 23. edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, grazie Sindaco hai dato dignità alla Borsa consentendo di dimostrare dopo 22 anni di precarietà e non andiamo a guardare nel passato perché la tua dimostrazione, il tuo impegno, quello che hai fatto straordinariamente significa guardare al futuro quindi non guardiamo al passato quello che ci è voluto per arrivare a 23 edizioni e naturalmente grazie davvero al tuo impegno con tutto lo staff della città di Comune di Capaccio Pessum che ringrazio tutti i collaboratori e quindi ti invito a portare il saluto della città Buongiorno a tutti io mi scuso perché non potrò soffermarmi soltanto per i saluti che ovviamente faccio davvero con grande orgoglio e saluto tutti, ognuno di voi, soprattutto chi rappresenta istituzioni importanti, dalla Regione, ministeri, gli organismi internazionali, i colleghi sindaci, consiglieri, amministratori, insomma ognuno di voi rappresenta qualcuno, qualcosa e anche il singolo cittadino. Per me è importante. Dicevo. Non posso soltanto portare il saluto. Eh, diamo l'inizio ovviamente alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, siamo orgogliosi di questo, diamo una sede definitiva alla borsa ed è importante questo. Ringrazio Ugo Piccarelli per il lavoro straordinario, l'intuizione, siamo alla ventitresima edizione. Ricominciamo dopo la sospensione dell'anno scorso alla Grande perché diamo una sede definitiva, stabile. La stabilità ci fa guardare al futuro con forza, con concretezza, con speranza, potendo programmare e bene. Ma siamo qui e qui mi devo soffermare per, proprio per questo momento, per questo obiettivo, per questo successo, perché è cosa che è accaduto. E ovviamente eh, venivo ringraziato io, forse per la prima volta. Io, che sono un sindaco e che ho tagliato tanti nastri, ho pensato tante opere, ho realizzato tante opere. Questa è stata quella più complicata, più complessa. E quando, con l'assessore Casucci, con Alfonso Andi e con Ugo Piccarelli, decisi che la borsa si sarebbe fatta qua qualche mese fa e nessuno di voi sa che c'era nel DEX da barchificio, com'era e, e quante complessità e quante difficoltà ci volevano per essere superate, dovevano essere superate, forse era davvero una follia, non ci credeva nessuno, ci credevo solo io però queste sono le decisioni della classe dirigente, chi ha la responsabilità e su questo mi hanno seguito tutti. E quindi io, poiché credo nella squadra, credo nella collegialità, devo ringraziare tutti. Innanzitutto la politica che viene sempre criticata, vituperata, viene sempre diciamo non considerata. Perché queste sono quelle cose che accadono perché la politica lo decide. Il Sindaco prese un impegno, ma dietro di me l'impegno poi a cascata è stato assunto dal Consiglio, dalla Giunta, perché dietro questa scelta c'è una programmazione del Consiglio Comunale, ci sono delibere di Giunta, ci sono impegni economici, ci sono assunzioni di responsabilità. E poi c'è stato tutto un lavoro. E perché per arrivare puntuale a questo è stato come un orologio. Tutti gli ingranaggi hanno dovuto funzionare alla perfezione per arrivare a questa data e ancora forse qualche cosa la stiamo finendo in questi momenti, in questi minuti, nelle ultime ore, fino a ieri sera. Tornando da Roma ho trovato ancora operai che lavoravano e quindi voglio ringraziare a cascata l'ufficio lavori pubblici, dal suo responsabile, in particolare eh, la responsabile. Unica del procedimento, l'ingegnere Turi, che è stata qua tutti i giorni, la nostra società partecipata, la Paestum, quindi il presidente Gaetano Perillo, con tutti gli operai hanno messo passione, coraggio, determinazione. L'impresa, con le subappaltatrici, eh, appalt gli artigiani, gli operai. Davvero in 40 giorni abbiamo fatto tutto questo, la soprintendenza chi ha espresso i pareri, l'ASL, davvero c'è stato un lavoro corale, appassionato, coraggio, determinazione, competenza e quindi questa è la dimostrazione, anche il Sud possiamo fare le cose, le possiamo fare bene e come io amo dire, lo dico sempre fino a stancarmi, il Sud non è colpito da maledizioni o da incantisimi, le cose si possono fare, si possono fare bene anche da noi, basta ecco eh, avere coraggio, determinazione, competenze e fare le cose con grande determinazione quindi io davvero sono contento, sono soddisfatto e queste sono le cose che cambiano la storia io ho detto in un'intervista cambia lo stato d'animo dei cittadini perché si è aperta oggi questa porta, questo contenitore che fino a a 30-40 anni fa, nel secolo scorso faceva lavorare 400 donne con il tabacco, però oggi cambia lo stato d'animo di una comunità, di tanti cittadini, del territorio, di questa frazione, perché ci saranno tante persone che non chiuderanno un'attività, che probabilmente pensano di aprirla, perché poi finisce la borsa ma inizieranno altre attività, questo è un grande contenitore, un polo filistico di dimensioni modeste, ma forse giusto per poter reggere. Perché i poli fieristici in tutta Italia sono in crisi, sono allo stremo delle forze, ma questo probabilmente potrà resistere se gestito bene, e lo gestiremo bene. Un grande contenitore per eventi culturali, un polo fieristico, per eventi musicali, insomma un contenitore che si aprirà con grande forza, con grande speranza per il progresso eh, sociale, civile ed economico dell'intero territorio. Lo dico anche ai colleghi sindaci. Questo è un patrimonio che non è soltanto della città di Capaccio Peso, è a disposizione di tutti, con quella sinergia che non deve essere soltanto un modello ideale, ma deve essere concreto, così come abbiamo dimostrato e come dimostriamo negli ultimi tempi e negli ultimi anni. Il consigliere Cammarano ha già programmato un evento della Regione, con l'assessore Casucci abbiamo pensato già a tante cose e quindi io credo che... Di qui a poco, questa sarà una struttura che respirerà, vivrà la sua bellezza è davvero straordinaria. È bastato poco. L'impegno economico è stato importante perché le dimensioni sono enormi, ma abbiamo fatto soltanto i lavori essenziali per renderlo agibile. Il tutto ancora con un contratto di locazione. Ecco, non siamo proprietari, ma noi con grande determinazione e coraggio eserciteremo il diritto di prelazione e quindi questo sarà acquisito con certezza al patrimonio comunale. Quindi questo abbiamo assunto, abbiamo assunto già gli atti definitivi e che saranno cristallizzati con la ratifica delle delibere di giunta in Consiglio lunedì prossimo 29 alle ore 18 sono qui schierati i miei assessori e consiglieri comunali che ringrazio sempre per la lealtà, il coraggio, la determinazione e l'accompagnamento in tutte le azioni programmatiche che abbiamo messo in campo. Io la finisco qua, però davvero la soddisfazione, l'orgoglio era tanto e mi sono anche trattenuto perché ci sarebbe da dire tantissimo, però... Eh, il resto lo dirà questa bellissima struttura nei prossimi decenni, nei prossimi secoli, perché questa è un'opera davvero epocale. Sono quelle cose che cambiano la storia ed è un orgoglio nostro di poter dire, c'eravamo anche noi, e siamo stati determinanti per scriverla. Grazie e buona giornata a tutti. Allora, grazie grazie Sindaco. Naturalmente questo percorso, questa lunga storia di 22 anni inizia nel 1998 perché Pestum fu inserita nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità. Ebbene, chi era all'epoca direttore dell'ufficio lista a Parigi all'UNESCO era un archeologo algerino che già si era inserito nel contesto internazionale dei beni culturali con grande prestigio, con grande dedizione, che è Munir Buscenachi, oggi presidente onorario della borsa. E saluto Munir che intraprese con l'allora presidente della provincia di Salerno, il senatore Alfonso Andria. Questo percorso sia di candidatura, appunto, non solo di Pessum, ma di tutto il Parco Nazionale del Cilento, perché Pessum con la sua area archeologica ne era soltanto come dire, un valore aggiunto con Velia e anche con la certosa di Padula. E quindi il presidente Alfonso Andrea che vuole accompagnare la borsa sin dalla prima edizione. Grazie presidente. Oggi è qui consigliere di amministrazione del Parco Archeologico di Pessum e da qualche anno anche di Velia, soprattutto anche per il suo impegno che ha voluto far abbinare anche l'area archeologica di Velia un po' più distante nella stessa gestione autonoma che è la riforma del ministro Franceschini, che ringrazio sia per il patrocinio morale ma per aver messo in campo attraverso il Segretariato Generale uno spazio espositivo di 500 metri quadri con 32 convegni e 120 relatori. A questo punto il Parco Archeologico di Pessum e Velia è soggetto organizzatore con la città di Capaccio Pessum e la Regione, quindi chiedo al senatore Andrea di portare il suo saluto. Lo faccio con molto piacere anche con un tasso di coinvolgimento emotivo non indifferente, lo confesso, perché oggi si realizza un sogno, uh, ma uh, i sogni per essere tramutati in realtà hanno bisogno anche delle menti e delle braccia degli uomini. Allora io vorrei subito dare atto al sindaco di Capaccio Pestumo, Franco Alfieri, Correggendo una sola virgola del suo bellissimo intervento, anche quello molto appassionato, e non è stato completamente solo a credere in questa cosa, qualcun altro ci ha creduto, ci ha creduto Ugo Piccarelli, ci ho creduto io perché avendo avuto dimestichezza di rapporti per il lavoro comune che insieme abbiamo fatto alla provincia, Franco Alfieri nel periodo in cui sono stato presidente è stato mio assessore. Assessore provinciale ai lavori pubblici, dico mio assessore perché c'era una grande eh, sinergia e quindi io so che quando dice una parola, quella parola eh, eh, si può dare per scontato che venga poi eh, realizzata, che venga portato quel progetto ad esecuzione. Effettivamente sembrava impossibile per le condizioni che non tutti voi possono capire e, e conoscere ma ci sarà poi il tempo di proiettare qualche filmato per dimostrare lo status quo ante e per capire che cosa si sia fatto in tre mesi, forse un po' meno di tre mesi. Ma fu detto dal sindaco 10 novembre e il 10 novembre era tutto a posto. Allora grazie, sindaco, a te, al Consiglio Comunale, alla Giunta, a tutta la compagine del Comune di Capaccio Pessum, ai dirigenti, ai funzionari, a tutti quanti si sono adoperati sotto la tua guida e anche con la tua personale costante attenzione quotidiana e se possibile anche multipla, plurima, durante una stessa giornata. Di questo abbiamo percezione, devo testimoniarlo e lo faccio con infinito piacere pubblicamente. Certo, diceva Ugo Piccarelli che <coughs> facciamo una scommessa ci fu qualcuno che credette subito in quella scommessa. È Giampaolo D'Andrea, oggi consigliere del Ministro, già capo di gabinetto del Ministero della Cultura, allora Ministero dei beni e delle attività culturali, ma in passato nel 98 quando la Borsa mosse il suo primo passo sottosegretario al Ministero dei Beni Culturali. Giampaolo D'Andrea è qui a rappresentare il Ministro Franceschini e ha creduto da subito a questo progetto, a questa iniziativa. L'ha vista crescere, l'ha vista affermarsi nelle sue molteplici location. Sì, oggi troviamo casa, parlo al plurale perché la sento ancora un pochino anche mia, la borsa trova casa, una residenza, un domicilio definitivo. Nel tempo abbiamo attraversato vari passaggi, prima l'hotel Ariston, poi la tensostruttura, poi il Savoy Beach Hotel, non c'è nulla naturalmente da, da rimpiangere, c'è solamente la constatazione che nella condizione data a quei tempi non era possibile fare altrimenti, era stato individuato qualcosa, si pensava di voler creare, e io lo avevo suggerito alle varie amministrazioni che si avvicinavano, di creare un riferimento stabile una sorta di grande padiglione che poi nel tempo potesse servire anche da moltiplicatore dell'economia locale e dell'occupazione. È esattamente quanto ha affermato il sindaco un momento fa. Questo ex tabacchificio, un esempio fortemente significativo e dal valore emblematico, simbolico, valga per tutti l'esempio che ha portato Ugo Piccarelli, il lavoro femminile. Qui dentro c'era... All'inizio del secolo passato, persino il nido, come era in altri complessi analoghi, in tutta la Piana del Sede, il nido per eh, i bambini, per i figlioletti delle, eh, delle lavoranti, delle, delle operaie del tabacchificio. Quindi era una visione molto avanzata del mondo del lavoro e del diritto delle donne a lavorare senza trascurare la cura dei figli e della famiglia. Questo lo possiamo affermare senza tema di smentita. Oggi Ripeto, Piccarelli ha voluto nuovamente confermarlo. A lui però si deve una cosa: la tenacia, la costanza, la perseveranza anche martellante, quotidiana e la pervicacia nel volere continuare. L'anno scorso c'è stato un fermo forzato, è stato detto, si è fermato tutto, si è fermata anche la borsa. Quest'anno riprendiamo, ma riprendiamo anche in una condizione di grande vantaggio. E lo dico con piacere portando a voi tutti il saluto del direttore Pro Tempore del Parco Archeologico di Pesto Medievalia. Il professor Massimo Sanna che è impedito per ragioni familiari e mi ha incaricato di porgere il suo saluto, lo faccio insieme con il consigliere Giovanni Garofalo che con me condivide l'esperienza nel Consiglio di Amministrazione del Parco Archeologico di Pesto Medievalia. La sua presenza e il suo apporto sono un po' più recenti rispetto al quinquennio precedente in cui io giacero, ma è un apporto di cui abbiamo fortemente bisogno per la sua capacità di relazione è stato un eccellente, eh, impagabile quirinalista, come si suol dire, eh, accreditato direttamente al Quirinale e mh, gli dobbiamo molto anche per la saggezza con cui accompagna con i suoi consigli. Accompagna il lavoro quotidiano del parco archeologico e naturalmente rivolgo un saluto e un ringraziamento particolare a tutto intero il personale, lo staff del parco archeologico di Pestum e di Velia, in, prima, in primo luogo alla dottoressa Maria Luisa Rizzo, ma a tutta la squadra che per buona parte è qui presente: di tecnici, di funzionari amministrativi, storici dell'arte, tutti i profili del parco archeologico hanno dato ciascuno ha dato qualcosa perché poi questa iniziativa si realizzasse e alle mie spalle, mi spiace volgergli le spalle, c'è uno degli artefici di questa iniziativa, Ugo Piccarelli lo ha ricordato, c'è Munir Bushenaki, e abbiamo cominciato insieme questo percorso e noi lo consideriamo una sorta di nume tutelare dell'intero territorio salernitano. Pensate, e il consigliere D'Andrea lo sa bene, Assessore Casucci, nel 1997 ad iniziativa della provincia di Salerno fu iscritta nella lista UNESCO del patrimonio materiale dell'umanità la Costiera Amalfitana. L'anno successivo, cosa che non è mai capitata in nessuna regione d'Italia o d'Europa, eh, nella stessa regione, una stessa provincia, quella di Salerno, nel 1998 ottenne l'iscrizione nella stessa lista... Del Parco archeologico di Pestum e di Velia con le emergenze archeologiche di, eh, scusate, di Pestum all'epoca. Eh, quindi Parco Archeologico di, Velia, di Pestum con eh, l'emergenza archeologica di Velia oggi fuse, ma prima ancora del Parco nazionale del Cilento del Vallo di Diano e insieme anche con la cestosa di Padula. Quindi due emergenze archeologiche, un intero territorio di 80 comuni nella lista UNESCO. Del patrimonio mondiale dell'umanità, con questo accompagnamento molto silenzioso, molto discreto, ma da persona grandemente esperta, ci guidò senza naturalmente far torto a nessuno e riuscimmo a realizzare questo grande obiettivo. È in quello stesso anno che nasce appunto la borsa mediterranea del turismo archeologico da questa intuizione. Eh, archeologico è, eh, è qualcosa che mancava, questo è il valore aggiunto che ha espresso, di borse ce n'erano tante e tante molto celebrate, per cui era impossibile diciamo, competere con la Borsa di Milano, la, la BIT, la Borsa internazionale del turismo. Allora l'intuizione fu quella di aggiungere questo aggettivo archeologico e quella è la marcia in più che rende questa manifestazione, questo appuntamento annuale, rende questo appuntamento unico. Nel suo genere, per questa capacità poi di mettere in relazione la comunità scientifica internazionale, non solo gli stakeholders pubblici e privati, le istituzioni, in primo luogo quella centrale con il Ministero della Cultura, quella regionale con la Regione Campania, che magna PARS in questa borsa. E voglio ringraziare attraverso l'assessore, il professor Felice Casucci, il presidente della Regione Vincenzo De Luca. E naturalmente il comune, il soggetto decisore locale che dà la spinta in più. Ecco, questo è il, il prodigio che si è avverato. E allora, e concludo, eh, semplicemente una eh, considerazione. La grande capacità organizzativa di Ugo Piccarelli, questa, eh, questo sforzo organizzativo maiuscolo, eh, sono stati premiati da un grande successo, si vede già da subito. Noi confidiamo che questa community... Che si è stabilita intorno alla borsa. Già entrando questa mattina è stato un piacere rivedere tanti di voi, potersi stringere la mano, magari dietro le mascherine, riconoscersi dopo un attimo di incertezza. Avere intorno a noi anche i sindaci e gli amministratori locali del territorio che intelligentemente comprendono che devono convergere su questa iniziativa come altri convergeranno sulle loro e quindi fare squadra. Oggi che si parla di PNRR, ragionare in termini di campanile francamente non è ammissibile. Siamo invece per una iniziativa su aree per aree omogenee, contigue territorialmente, ma omogenee per vocazione. Pestum ha una vocazione che diciamo data qualche millennio addietro ha fatto bene ad inverarla in questo modo, con questa iniziativa, attraverso questa intuizione, sta a voi viverla e spenderla nel modo migliore. Auguri a tutti di buon lavoro. Allora, grazie al senatore Alfonso Andrea che rappresentando il parco, ma ha citato il direttore ad interim, il direttore generale dei musei, il professor Massimo Sanna col quale Va la mia gratitudine, abbiamo condiviso non una, ma al di là di quelle del segretariato generale che ha avuto il suo corso, la direzione generale del museo col professore, sia come direttore del parco archeologico di Pessum, ma anche nella sua qualità di direttore generale del museo. Abbiamo condiviso sei convegni, andando anche e soprattutto a sottolineare l'importanza dell'inserimento. Al Lavoro dei giovani che studiano beni culturali, quindi un convegno con tutti i presidenti delle scuole di specializzazione delle università campane, ma soprattutto anche un convegno protagonista sempre il Ministero della Cultura. Di quello che è un confronto e il consigliere Giampaolo D'Andrea lo sa bene perché lo ha seguito di persona, è stato lui l'artefice della, della riforma della gestione autonoma appunto di parchi e musei. Oggi circa 40 da quando partirono in 10 ed era anche appunto, inserito il parco archeologico di Pestum. Appunto dicevo questo approfondimento, questo confronto tra la gestione autonoma statale e quella per esempio di soggetti giuridici come fondazioni, e ci sono in Italia come il parco di Aquilè, il parco di Vulci, la fondazione archeologica canosina, Visit Brescia, ci sono estremamente il museo. Egizio di Torino, ci sono soggetti giuridici che non hanno certo l'autonomia, ma in ogni caso hanno sempre il controllo statale che di fatto esercitano attraverso un profilo giuridico diverso la loro gestione. Ebbene, il senatore Andrea, quindi un grazie al professor Rosanna che anche con la direzione generale dei musei ha voluto fare la sua parte. Noi abbiamo una tradizione che subito dopo la conferenza di apertura c'è sempre l'incontro con i direttori dei parchi e musei. Autonomi statali. Quest'anno, visto che il Ministero amplia sempre di più questo questa, questa, quest quest elenco e diciamo, annoverato anche tanti altri parchi. Per esempio, nelle prossime settimane ci saranno i colloqui proprio per definire il prossimo direttore di Pestum, così come del Parco di Cerveteri ed altri ancora. Ebbene, Ci sarà proprio un incontro con tutti i direttori dei parchi, i musei autonomi del centro sud Italia, questa volta abbiamo voluto allargare anche al centro, quindi tanti direttori coordinati dal mattino nella persona di Federico Monga che saluto, il direttore del mattino è voluto essere sempre vicino e quindi ringrazio appunto per quanto, per quanto ci segue. Uh, il senatore Andrea ha nominato il consigliere di amministrazione, il dottor Garofalo, quindi saluto i consiglieri di amministrazione del parco, anche il dottor Salvo Barrano e anche la dottoressa Marta Ragolzino in rappresentanza della Direzione Regionale Musei della Campania. A questo punto è anche doveroso salutare le autorità in campo, a parte le, le autorità civili e militari della, dei carabinieri, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto, ma soprattutto anche le regioni. Quest'anno come non mai presenti, ci sarà oggi la Commissione degli assessori, grazie al professor Casucci, degli assessori dei colleghi del turismo della Conferenza delle Regioni che daranno vita alla prima sessione rispetto ad un altro approfondimento della matematica che è quella di Arco Incoming, cioè il turismo di prossimità legato a intercettare la domanda nazionale, questa domanda nazionale che il Covid ha richiesto e ha obbligato, soprattutto a tanti tour operator specialisti, che in verità. Non lo dobbiamo dire perché il Covid non merita certo soddisfazioni, ma che in ogni caso ha riportato i tour operator specialisti che hanno sempre lavorato verso l'autogoing a dare attenzione anche alle destinazioni italiane. Hanno dovuto riqualificare la loro offerta e grazie alle organizzazioni datoriali del mondo dei tour operating, qui presente anche in sala, con la Federazione del Turismo Organizzato, il dottor Gabriele Milani, direttore, ma anche con Fiavet, con Aidit, che sono proprio le organizzazioni preposte di Confocommercio, Confesercenti e Confindustria, abbiamo una presenza straordinaria di questi tour operatori dicevo le regioni importanti saluto il vicepresidente della giunta del Molise qui così anche il presidente nazionale dell'Umpli l'Unione delle Proloquie Itali italiane che in ogni caso rappresentano un serbatoio del volontariato presso tutti i territori soprattutto anche le aree interne quindi grazie al valore straordinario che l'Umpli fa e eh, devo sottolineare prima di passare la parola alle persone che interverranno e chiediamo scusa perché purtroppo per problemi tecnici ma per l'inizio dell'assemblea dei ministri del turismo di tutto il mondo il collegamento con Madrid purtroppo è saltato e mi dispiace perché l'Organizzazione Mondiale ha sempre dato grande attenzione alla borsa. Eh, dicevo una presenza straordinaria, saluto la Heritage Commission of Saudi Arabia. Nella persona del suo managing director che è qui con una delegazione di ben 10 persone. Noi avevamo invitato l'Arabia Saudita a essere paese ospite. Il Covid purtroppo ha allungato i tempi di condivisione di questo percorso e saluto quindi il manager director Jasir Alerbish che è qui presente con una delegazione di ben 10 funzionari della Commissione del Patrimonio Culturale che Munir Buscenachi conosce bene. Perché proprio per conto dell'UNESCO è andato a visionare tanti siti che hanno rappresentato negli ultimi anni richieste di candidatura. C'è cioè un grande fermento dai paesi del Golfo, un grande fermento che continua non solo col Bahrain, col Qatar, gli Emirati nel chiedere candidature di siti UNESCO, quindi patrimonio culturale che appartiene anche ad un altro mondo, ad un altro continente, e quindi questo vi fa comprendere oggi quanto sia importante il patrimonio culturale a livello internazionale, ma soprattutto quanto sia importante per il nostro bel Paese, visto che noi siamo in ogni caso la meta, la destinazione ambita di tutti, con il patrimonio che abbiamo è inutile sottolineare questo museo a cielo aperto. A questo punto desidero invitare Munir Buschenachi, cittadino onorario già di Pessum da oltre dieci anni, ma soprattutto dall'anno scorso, il Covid non ci ha fatto svolgere l'edizione del 2020, il Presidente Onorario era il doveroso tributo che noi dovevamo ammunire, ogni anno è sempre stato presente e quindi veramente grazie anche di questa presenza. Grazie mille, buongiorno a tutti, voglio prima di tutto salutare le autorità della città di Capaccio, l'onorevole Sindaco, eh, sono, on, sono stato onorato di essere cittadino d'onore della città di Capaccio Pestum, voglio salutare un amico da più di 30 anni, eh, il senatore, l'onorevole Alfonso Andria, con cui abbiamo cominciato questo percorso a partire dall'UNESCO e con la provincia di Salerno. Per iniziare l'iscrizione di due siti nella provincia, la, uh, evidentemente uh, la Capaccio, la, la città, il sito archeologico di Pestum e poi la, la costiera amalfitana. Sono due grandi siti, perché sono, non sono siti limitati a, al sito di Pestum, ma a tutta la, al, al territorio come la. Spiegato il, il presidente Alfonso Andrea. E poi ho conosciuto dagli anni 98 il uh, dottor Ugo Piccarelli. Ugo Piccarelli è diventato un amico che ha dimostrato il sua, la sua capacità di organizzare questo convegno, questa, questo uh, symposium diciamo, all'UNESCO. E voglio a questa occasione portare. Il saluto della direttrice generale dell'UNESCO, Audrey Azule, eh, ero all'UNESCO per la conferenza generale dell'UNESCO e voglio portare anche il saluto dell'ambasciatore italiano eh, presso l'UNESCO che ha, ha avuto l'abitudine di essere con noi qui a pesto Allora, la prima cosa che eh, voglio dire è che questo giorno è un giorno storico per due cose. Prima perché... Finalmente, dopo, dopo la, uh, terribile, uh, la terribile pandemia del Covid, abbiamo finalmente avuto la possibilità di vederci insieme in persona e non tramite uno schermo. Il secondo momento importante è la decisione che è stata presa dal signore Sindaco di avere un un posto permanente per questa riunione. Per noi all'UNESCO, perché io uh, ho, ho seguito tutta, tutto il percorso da 1998 fino a oggi, per noi uh, all'UNESCO uh, questa borsa, questo quest incontro tra specialisti di archeologia e esperti del turismo è un incontro unico, non si trova... Né la, né la, nella BID di uh, Berlino, nella riunione di Milano, questa riunione è unica e noi la consideriamo come un'esperienza molto, molto importante di dialogo tra esperti del turismo perché noi, che siamo di formazione nell'archeologia, nella conservazione del patrimonio culturale, non vogliamo che i siti dell'archeologia, i siti dei, dei, dei monumenti storici sono visitati da persone che non hanno la capacità di capire il valore culturale di questo patrimonio. E questa è un po' la, la, la posizione dell'UNESCO che ha lanciato da anni quello che chiamiamo il turismo culturale. Voglio dare qualche eh, indicazione. Sono stato a, a Kyoto in novembre 1918. 98, sotto la presidenza del presidente del comitato del patrimonio mondiale, a questo momento era il giapponese Koishiro Matsura, che era ambasciatore del Giappone a Parigi e che è stato l'anno scorso, 1999, dire, eletto direttore generale dell'UNESCO. A questo momento di, di Kyoto, Pestum è stata nominata con... Uh, il Val di la Certosa di Padula e tutto il territorio del Cilento come sito del patrimonio mondiale. Era la prima volta che non era soltanto un monumento scritto, ma tutto un territorio. E abbiamo lavorato non solo sulla parte fisica del territorio, ma anche sui valori del patrimonio intangibile del territorio. E da questo momento, uh, uh, Presidente Alfonso si ricorda. Abbiamo cominciato a parlare, parlare dell'importanza del, delle tradizioni, del cibo, e finalmente il, eh, il cibo mediterraneo è stato presentato dopo l'adozione della convenzione dell'UNESCO del 2003. Dunque, questo è un momento importante. Io ho lavorato con la signora eh, Cipriani, con esperti nella regione de, del Cilento, e <coughs> abbiamo visto che il posto di Pestum è diventato un posto dove ci, ci, si sono ritrovati i paesi del Mediterraneo, perché la qualifica della borsa era la borsa del Mediterraneo per il turismo archeologico. E poi abbiamo visto arrivare qui a, a, a Pestum l'Egitto, la Siria, la Francia, la Grecia, la Libia, il Bahrain, il Tatarstan. L'Azerbaigian, la Cambogia. E allora ho proposto che noi dobbiamo cambiare il, la qualifica del Mediterraneo in una borsa mondiale. E abbiamo invitato due volte il segretario generale dell'Organizzazione Mondiale del Turismo che è il signor eh, eh, Giordano. Che, che, Talab Rifai, che era il ministro del, del turismo in Giordania, è venuto due volte qui a Pestum, ha rappresentato la, la, la presenza del, dell'Organizzazione Mondiale del Turismo che ha sede a, a Madrid e nello stesso tempo i miei, miei successori che, hanno, che sono stato sottodirettore generale per la cultura, Francesco Bandarin, e poi il mio successore all'Icrom. Dottor Stefano De Caro erano presenti nella borsa. Dunque, la borsa ha avuto questo, uh, questa visione più ampia sul patrimonio non solo del Mediterraneo, ma anche di uh, un'altra. Ecco, oggi dobbiamo veramente salutare la presenza della delegazione dell'Arabia Saudita, era un dell'Arabia Saudita. اللي موجوده معنا هنا في بيستوم وهذا يعني هذه فرصه لمنطقه يعني مهمه جدا في العالم حضورها في هذا الندوه وهذا اللقاء اللي يجمع ما بين خبراء في ميدان التراث الثقافي وخبراء في ميدان السياحه. So I want really to uh, thank you. L'Arabia Saudita ha adesso eh, vari siti molto importanti sull'elenco del patrimonio mondiale, come per esempio Madain Saleh, che abbiamo comparato a quello che è stato ri riconosciuto qualche anno fa in Giordania, il sito di Petra. Quella è la civiltà nabateana. E, e questo posto è uno dei uh, de 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 siti più importante come testimoni di questa civiltà. Poi abbiamo riconosciuto all'UNESCO una città tradizionale con un'architettura un di, uh, di adobe, di terra, che è la città di Daria, che è all'inizio della, uh, uh, del, della dinastia saudita. Poi abbiamo riconosciuto la città di Jeddah. Allora Jeddah per, tutti erano soltanto una città moderna. In realtà Jeddah è la porta importante del, per, la, per andare nella città santa di Mecca. E poi, recentemente, abbiamo riconosciuto il più, la più grande oasis nel mondo. La più grande oasis nel mondo si trova in Arabia Saudita, si chiama El Ahsa. Più di uh, un milione di, di, uh, di alberi uh, di... Uh, che, sono, che, che sono in questa zona, ma anche la popolazione che vive dell'economia delle, delle date e del, del uh, commercio che si fa su, uh, su, sul tra, trattato dall'Asia centrale fino al uh, Medio Oriente. Dunque, queste sono uh, le, le ragioni per cui posso dire che questo giorno è un giorno storico. Giorno storico perché la, la, la pandemia del Covid non ci ha dato la possibilità di incontrarci l'anno scorso. Oggi, anche se no, sappiamo che la, la situazione sanitaria non è totalmente sotto controllo, abbiamo questa possibilità di essere in, in questo luogo. Voglio approfittare per salutare le autorità religiose che utilizzano una chiesa per questo incontro di cultura internazionale. So, voglio ancora una volta ringraziare Ugo Piccarelli. <coughs> ho visto che lui ha ricevuto il premio Moscati dell'Archeo Club dell'Italia in ottobre di quest'anno. E Mi sono ricordato che ho avuto eh, il professor Moscati come il mio professore eh, all'Università La Sapienza per imparare eh, la storia antica e imparare anche in Sardegna uh, il, il lavoro dell'archeologia. Grazie mille per la sua attenzione. Bene, naturalmente Munir, al di là di essere cittadino di Pestum, al di là di essere presidente della Borsa, veramente l'ambasciatore ufficiale. Ma cosa che fa in maniera spontanea e sottolinea che la sua missione nel mondo, che è quella che ha sempre contrassegnato la sua attività professionale quotidiana, è sempre stata proprio all'insegna di due parole, due parole che il mondo credo debba assecondare, accompagnare, sostenere, che è quella del dialogo interculturale. Ebbene, proprio perché il dialogo interculturale per noi... È un momento importante che è sempre stato in tutte le edizioni della Borsa. Quando avevamo la tradizione annuale di indicare, di invitare un Paese ospite ufficiale, quando c'è stato l'accadimento nefasto al Museo del Bardo a Tunisi e soprattutto l'anno successivo, nel 2015, quanto è accaduto a Palmira, ebbene noi abbiamo dedicato l'immagine coordinata, cosa che stiamo ancora facendo. Fino a prima del Covid in verità, proprio a due immagini forti, una del Museo del Bardo e una di Palmira, proprio perché all'insegna dell'hashtag che l'UNESCO ha caratterizzato questo accadimento purtroppo brutto che non vogliamo ricordare, all'insegna del Unit for Heritage for Palmira, ebbene noi abbiamo dato vita a questa attenzione in modo straordinario, rendendo protagonista Palmira. E facendolo naturalmente con colui che è rimasto amico, perché uno dei significati della borsa è soprattutto i rapporti che rimangono, questi rapporti che come diceva Munir Buscenaki sono stati e continueranno ad essere con tanti paesi del mondo di tanti continenti. E quindi mi riferisco a Mohamed Saleh, l'ultimo direttore di Palmira che oggi vive a Francoforte ma sempre incardinato col Ministero del Turismo della Siria che di fatto spera di aprire le porte quanto prima in una tranquillità, in una pace che auguriamo tutti, ma che era il collega di Khaled Assad, Khaled Assad vittima dell'ISIS, che era andato in pensione da pochi anni, era il responsabile dell'area archeologica e vedeva il suo figliolo Walid a succedergli come direttore. Ebbene, questo simbolo di Palmira, noi abbiamo dedicato a lui il premio internazionale alla scoperta archeologica dell'anno che da allora facciamo. E che abbiamo sempre continuato a fare, e purtroppo il Covid oggi questi, in questi giorni ci farà segnare non solo l'edizione 2019, ma anche quella 2020, alla presenza dei figlioli, non solo di Valid e di Omar che vivono a Lione, ma anche di Fairuz, la figliola. Tutti e tre archeologi, anche con un'altra figliola a Damasco, sempre presenti qui, grazie a Mohamed Sale che è con noi e che di fatto anche lui è una personalità internazionale che accompagna la borsa, ma la accompagna con la sua amicizia proprio all'insegna del dialogo interculturale. Quello che sottolineava anche appunto l'incrocio con i sentimenti religiosi, con lo spirito che accomuna un po' tutte le popolazioni che cercano proprio nella fratellanza, nell'altruismo, nel dialogo. Volevo salutare il vescovo Ciro Miniero che oggi purtroppo è impegnato in una conferenza della SEI a Roma e qui. Ha voluto indicare il suo vicario, che saluto qui in sala, e quindi grazie al Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, che di fatto è anche un partner, una realtà che accompagna le attività della Borsa, mettendo a disposizione la Basilica. In questo momento ci sono i giovani delle scuole che stanno incontrando i docenti delle varie università che presentano l'offerta formativa. E continueranno anche nei prossimi giorni, appunto. Una borsa che, come dicevo, anche con una presenza straordinaria dei comuni della Campania. Saluto qui il sindaco di Agropoli, il sindaco di Castellabati, di Lettere e di tanti altri, Nocera Superiore che vedo. Veramente tanti comuni, anche quelli che presiede lo stesso Franco Alfieri, dei comuni dell'Unione dell dell'Alto Cilento, che lui stesso ha voluto portare i protagonisti alla borsa. Veramente. Quindi grazie anche di una presenza degli enti locali campani che attraverso anche la presenza straordinaria delle regioni hanno fatto anche con i comuni del loro ambito territoriale regionale, quindi una presenza degli enti locali significativa a cui va il nostro ringraziamento. La borsa è al di là dei tre soggetti eh, promotori ha naturalmente anche le collaborazioni del Parco Nazionale Cilento Val e Alburno, siamo in attesa del presidente Tommaso Pellegrino, ma anche della Camera di Commercio di Salerno che ringrazio, che è un po' la rappresentanza delle organizzazioni datoriali e saluto qui il vicepresidente di Confindustria Salerno Vito Cinque, titolare di una perla del Made in Italy nel mondo del San Pietro di Positano. La bellezza dell'hotelleria dell italiana che in ogni caso tanti ci invidiano, quindi grazie alla Camera di Commercio, al presidente Andrea Prete, che è impegnato a Milano in qualità di presidente di Union Camere e che comunque dà anche il suo patrocinio morale. A questo punto ehm, introduco il saluto di Carlo Corazza, a cui va il mio ringraziamento perché la Borsa, già grazie al senatore Andrea, nel 1998 volle portare la presenza della Commissione Europea. Se ricordi Alfonso, tu invitassi il dottor Messina della Direzione Generale proprio dello sviluppo e coesione territoriale. Parliamo del 1998. Dottor Carlo Corazza è stato capo Unità Turismo della Commissione europea. Sapete anche oggi la Commissione europea quanto dà attenzione al turismo, cosa che non faceva prima, così come non faceva il, par il Parlamento europeo. Il Parlamento europeo negli ultimi dieci anni ha inserito nell'ambito delle competenze il turismo. Insieme alla commissione Trasporti, prima e poi naturalmente dandogli dignità attraverso la direzione generale appunto, Industria. E con questo eh, volevo sottolineare che la presidente della commissione Cultura del Parlamento Europeo è sempre stata presente, quindi ricordo Silvia Costa che ha voluto portare i lavori e anche le iniziative della borsa appunto nel contesto. Oggi Carlo Corazza, dopo essere stato portavoce del presidente del Parlamento Europeo, del past president e qui come direttore dell'ufficio di rappresentanza in Italia del Parlamento e quindi per, la sua, per quello che è stata la sua esperienza, la sua storia avere qui non solo nel passato come ha fatto perché ha invitato a Bruxelles la Commissione quando era capo Unità Turismo ricordo in un mese di dicembre molto bello in una International proprio la giornata dedicata al turismo della Commissione e quindi grazie Carlo di essere qui con noi oggi a te il saluto Grazie a te Ugo davvero per l'invito, mi fa veramente piacere essere qui e rappresentare il Parlamento Europeo per questa seconda volta, veramente complimenti. Consentitemi di salutare tutte le autorità presenti e devo dire che l'evento di oggi veramente mi dà una sorta di, di, di diventata di ottimismo e di positività, mi fa davvero piacere e complimenti per lo straordinario lavoro che state facendo. Io credo che il settore del turismo e ancora di più quello delle industrie culturali creative, il settore museale, il settore dell'archeologia sono stati sicuramente i più colpiti da questa pandemia. E adesso veramente è arrivato il momento di sostenerli con forza e potete contare sicuramente sulle istituzioni europee e sul Parlamento europeo. Come hai ricordato tu giustamente noi abbiamo due commissioni, quella cultura e quella trasporti e turismo. Che si occupano del, del, del sostegno a questi due settori. Abbiamo una collaborazione molto forte con l'UNESCO, sosteniamo dei programmi con l'UNESCO. E devo dire che il Parlamento europeo è stata la prima istituzione in Europa, già nel marzo-aprile del 2020, a dire chiaramente che ci voleva un piano europeo di ripresa che aiutasse prima di tutto il turismo. Proponendo addirittura che il 20% delle risorse di quello che poi è diventato, lo ricordate tutti, il Next Generation e quindi il PNRR, andassero al turismo. E il commissario responsabile, del, che è anche responsabile del, 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 dell'industria, ha accolto subito la proposta del, del, del Parlamento europeo. Siamo arrivati quindi al Next Generation che si somma all'attuale bilancio 2021-2027. Oltre a altri strumenti come Shua sono 100 miliardi che possono andare alla formazione, a una linea speciale della Banca Europea degli Investimenti di 200 miliardi, con un'azione davvero senza precedenti che attualmente consente finalmente all'Italia di aiutare il settore. Noi abbiamo perso 207 milioni di visitatori stranieri, quasi il 60% dei visitatori stranieri nel, 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 nel 2000, rispetto, rispetto al 2019. A livello, a livello europeo si sono persi 1.300 miliardi di, di dollari. E adesso per recuperare il terreno perduto abbiamo bisogno di puntare me su quattro settori importanti. Innanzitutto sulle sinergie che ci sono tra il turismo e le industrie culturali e creative. Guardate che questi due settori messi insieme creano in Europa più di 25 milioni di posti di lavoro, quindi valgono veramente tantissimo. L'Italia poi è una superpotenza in questi settori, basta vedere quello che è rappresentato qui oggi. Quindi se riusciamo a aiutarli eh, in maniera seria, con un percorso di, eh, di rafforzamento della competitività, possiamo veramente dare prospettiva a tantissimi giovani, in particolare nel sud Italia. Come aiutarli? Io penso che bisogna puntare su formazione. Non possiamo pensare di attirare il turismo di qualità internazionale che raddoppierà da qui. Al 2030, la classe media dell'Asia, ma anche tanti americani, sudamericani, se non puntiamo sulla formazione. Il turismo ha davanti la sfida del digitale, la sfida del digitale vuol dire anche avere persone formate per riuscire a gestire la digitalizzazione. Persone formate per riuscire a gestire l'efficienza energetica, persone che sappiano le lingue, chef di eccellenza. E guardate bene che questa formazione vuol dire anche stipendi più adeguati, vuol dire anche alzare il livello della, della retribuzione, perché non possiamo continuare a pensare che il turismo sia la cenerentola dell'impiego. Il turismo deve offrire dei posti di lavoro ben remunerati, solidi, che possono dare prospettive serie ai nostri giovani. Seconda finone dove investire è, è l'efficienza energetica. Bene ha fatto il ministro Garavaglia, nel decreto che penso uscirà tra pochi giorni, a estendere l'ecobonus e il sisma bonus anche al settore del turismo. Questa è un'occasione anche per i siti archeologici e per i siti museali. Dobbiamo necessariamente rafforzare la transizione energetica. Questo è il motivo per cui un terzo dei soldi del bilancio europeo e un terzo dei soldi del Next Generation devono andare alla sostenibilità. Questa transizione energetica va fatta adesso ed è un'occasione per rafforzare la competitività del settore. Terza sfida, è il digitale, lo ricordavo, il digitale penso che sia, anche qui i fondi nel Next Generation sono vincolati al 20% sul digitale, io credo che la digitalizzazione sia un'occasione straordinaria per i parchi archeologici, non si tratta di trasformare delle cose incredibili che ci hanno lasciato i nostri antenati in parchi giochi, però usare la realtà aumentata, i viaggi nel tempo, la visione tridimensionale anche a scopo pedagogico, anche per far vivere l'esperienza ai nostri giovani di com'era la Grecia nel VII-VI secolo a.C., che è una cosa straordinaria. Ecco, penso che l'Italia e gli altri paesi del Mediterraneo hanno un'occasione straordinaria per attirare ancora più visitatori e per potenziare il fascino e il carisma incredibile che questi siti archeologici già hanno oggi. Quindi, eh, concludendo, io credo che siamo davanti a una sfida, ma anche a un'occasione... Che non possiamo perdere. Lo so che questo è un ritornello che si sente dire molto spesso, però è esattamente così. L'Unione Europea mette a disposizione delle risorse senza precedenti. Per l'Italia, nei prossimi 3-4 anni, ci saranno 370 miliardi. La Banca Centrale Europea continua a comprare i titoli del debito italiano. Abbiamo una mutualizzazione dei debiti. Mai c'è stata così tanta disponibilità di soldi per un settore che ha sempre avuto problemi di accesso ai finanziamenti. Si tratta adesso di usarli bene. Ed è molto importante che gli operatori del settore facciano sentire forte la loro voce al governo, uh, penso che il ministro Caravaglia sia più che sensibile, eh, perché questi soldi vengano spesi rapidamente nella giusta direzione e, ripeto, eh, potete contare sicuramente sul forte sostegno del Parlamento europeo. Grazie ancora. Allora, grazie al direttore Carlo Corazza. Un saluto naturalmente a tutti gli assessori comunali e consiglieri di tanti comuni, partendo dal, dagli ospiti di Capaccio Pestum, ma a tanti altri comuni che vedo che si aggiungono consiglieri e assessori, al di là dei sindaci che ho citato prima, anche il consigliere regionale onorevole Cammarano e la regione Campania. Siccome ci viene fuori programma la richiesta da parte del segretario generale della commissione del patrimonio culturale del ministero della cultura. Jasir al al-Giraf al non possiamo che certamente rifiutarlo, invitiamo proprio un breve saluto per le attestazioni di considerazione che ha ricevuto, ci chiede di portare un suo saluto. Good morning. Good morning, everyone, uh, Your Excellency. It will be just a, a two minutes uh, uh, statement, thanking you all for this organisation, hospitality, and giving us the chance in Saudi Arabia to participate for the first time in this important uh, dialogue. And I hope uh, next year we will have uh, much bigger participation and uh, uh, more delegation. And most likely, we will have also other other colleagues from other government entity because. We are the Ministry of Culture, uh, responsible through the Heritage Commission for archeology But also, we have independent Ministry, Ministry of Tourism, the, who will be very interested to attend, and other entities like the different uh, government ministries or commissions. I want to uh, repeat my thanks to everyone, Your Excellency. In this beautiful city, we enjoyed it already, and we give all the support. To Italian-Saudi relationship in general and in particular in the cultural sector and in more specific in the heritage and archeology, span we have already amazing and very successful uh, relation with Italian side in, in archeology field work from different universities. One of them, University of, uh, of Napoli, amazing uh, scientific work in, in some of the areas in Saudi Arabia. But Saudi Arabia is open now. For every uh, international research who can who like to attend and work with us, we have a very uh, detailed plan for archaeology uh, to support us. And Dr. Abdullah with us here in the team, and he can talk with everyone here for uh, from any either Italian or international uh, centre or university. Uh, and they can come next year. We are just started the new financial year in January, where we will announce at least. 45 uh, international and local archeology missions, and we provide all the support for these missions to work in the huge uh, area of Saudi Arabia. And as my, my uh, friend uh, stated in the beginning, that we 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 only in the beginning, maybe uh, in terms of numbers, we only covered 10, 10 or 15% of Saudi archaeology sites. So we are looking for international expertise. Thank you very much, and have a nice, wonderful meeting. And we are here. to to help you and to make your successful organization. Thank you. Very thank you to Managing Director Yasir Al-Barbish. Very pleased to have you and your dedication in Capaccio Pestum. Questo è il taglio internazionale che è la borsa. Questo è rappresenta in poche parole quello che il benvenuto, il saluto che viene dall'Arabia Saudita. C'è un sito straordinario di Alula che è un po' il simbolo, ma anche con tanti siti dove ci sono i designer italiani, i progettisti italiani della multimedialità che hanno realizzato strutture anche con grandi archistarro come Gen Nouvelle, quindi veramente la rabbia sta facendo cose, cose straordinarie. A questo punto ehm, invito il consigliere professor Gianpaolo D'Andrea, già sottosegretario dei beni culturali, ha portato la sua presenza più volte. Grazie Giampaolo, ma soprattutto grazie per quello che il Ministro Franceschini attraverso il Segretariato Generale col servizio sesto. Quindi, un saluto anche al Dottor Nastasi, Segretario Generale, col suo servizio sesto degli eventi e mostre, col Dottor Paolo Verdone, con tutto lo staff qui presente. Quindi, grazie di questa presenza che in ogni caso coinvolge più direzioni generali. E quindi, il saluto. Buongiorno a tutti, sono particolarmente lieto di essere eh, qui questa mattina eh, per questa eh, occasione doppia, diciamo così. Eh, perché eh, da un lato eh, si tratta di sottolineare eh, la ventitresima eh, edizione di questo evento. Nella mia esperienza, di attento osservatore e promotore di beni culturali, ho imparato che eh, il primo eh, elemento che caratterizza eh, il valore di un evento è la sua durata negli anni. E questo è il criterio con il quale eh, già possiamo avere eh, un'idea di quanto abbia significato. Avere 23 anni fa avviato un'iniziativa come questa. Alfonso Andria ha detto che poiché si trattava di trovare uno spazio nella quantità di borse che sono presenti nel mondo, immediatamente si decise di farne una borsa archeologica. Io direi che non solo quello ha caratterizzato eh, la scelta fondamentale, ma anche l'altro aggettivo che nella intitolazione della borsa è stato eh, adoperato, Borsa Mediterranea. Era facile. Chi conosce l'archeologia di queste parti immediatamente non può che far riferimento ad un'archeologia senza confini rispetto al Mediterraneo. Quindi l'archeologia di queste parti è un'archeologia che mantiene il profumo del Mediterraneo, è nata così e così ha continuato a caratterizzarsi, ad essere scoperta, ad essere studiata e a venire proposta per studi eh, successivi. Così come era inevitabile, faccio riferimento a quello che lei ha detto, Considerarla archeologia mondiale, internazionale, come volete voi, perché l'archeologia mediterranea è il cuore di uno sviluppo globale, almeno di, di questa parte eh, del, del, del globo, in cui le civiltà si sono intrecciate. Io quando sento oggi. Fare certi discorsi sulle origini mi vengono i brividi perché qui le origini non sono mai state distinte, qui le origini sono comuni, qui i traguardi sono comuni, qui il percorso è comune. Allora, partire da una esperienza culturale, di tradizione di patrimonio culturale così straordinaria. Che quella che poi è dietro la classifica particolare che l'UNESCO volle attribuire a questi territori è stato ricordato non solo con riferimento alle cosiddette emergenze culturali, ma con riferimento al più ampio contesto che, da un lato, valorizza tutto quello che è stato ereditato, dall'altro lato, valorizza, lo posso dire. Il buon governo e il buon rapporto dei cittadini con questo territorio, perché se non fosse stato conservato bene, cioè senza averne alterato le radici fondamentali, l'UNESCO non avrebbe mai potuto riconoscere a un territorio come questo la eccezionalità. Di patrimonio mondiale che gli è valsa la inclusione nella speciale lista dell'UNESCO. Allora abbiamo eh, praticamente tre percorsi che convergono in una grande operazione: un percorso di valorizzazione eh, del passato, eh, delle tradizioni del passato, un percorso eh, che eh, ha la capacità di continuare ad aprirsi. Io, se volessi sintetizzare. Quasi con uno slogan: se eh, avessi continuato a fare come all'inizio della mia vita ho fatto il giornalista, ne avrei fatto il titolo di un articolo. Qui, in sintesi, con eh, una iniziativa di questo genere, noi abbiamo la proposta di un Sud che non si chiude e rivendica ma che apre e indica un percorso anche al resto del paese e ad un'area più vasta. Perché una borsa che non è solo un luogo di esposizioni, evidentemente che pure è importante come una mostra, ma è un luogo di incontro e di creazione di premesse di scambi ulteriori e di crescita ulteriore e un percorso per il paese. Ho sempre ritenuto che l'Italia ha avuto i suoi momenti migliori nella sua storia quando si è aperta e si è integrata con gli altri mondi e con le altre civiltà. Io lo dico molto chiaramente da figlio di questo territorio perché sono potentino, abbiamo una contiguità territoriale ed una storia comune che non ci consente di fare differenze. Non ho mai eh, pensato all'idea di eh, una chiusura in noi stessi. Quando ho avuto eh, l'esperienza di poter eh, essere eh, parlamentare europeo in rappresentanza del Collegio dell'Italia Meridionale e anche quindi di questo territorio, allora lo dico dove sta il rappresentante della, eh, del, in questo momento, allora. In Europa era difficile parlare persino di cultura, io ve lo dico, non avevamo ancora, io sono stato parlamentare europeo eh, tante legislature fa fino al 1998. Non c'era, la cultura veniva considerata, vi ricordate l'eccezione culturale, veniva considerata un tema non proprio della vita europea. Noi, per parlare di iniziative sulla cultura, facevamo ricorso alla Commissione Politiche Regionali, cioè quella che si occupa eh, della, del cofinanziamento eh, dell'Europa eh, per superare il ritardo di sviluppo. Da allora, fortunatamente, Tanta strada è stata percorsa, l'esperienza successiva ha consentito di recuperare una dimensione culturale non è ancora completa a mio avviso. L'Europa dovrebbe eh, essere più consapevole della specificità del suo fattore culturale, non dal punto di vista della cosiddetta specificità delle radici, perché quella può in qualche modo dividere, ma è dalla specificità invece del modello di convivenza che è venuto fuori dall'Europa attraverso la integrazione delle diverse culture, delle diverse storie e che ha rafforzato il modello europeo. Noi possiamo parlare così, possiamo aver sentito eh, oggi anche eh, far diventare eh, internazionale persino nel linguaggio questo eh, incontro, perché l'Europa è stata così, l'Europa ha saputo essere così e noi dobbiamo avere la forza e la determinazione perché continui eh, ad essere così. Il Ministero dei Beni Culturali ha partecipato con convinzione, ovviamente, anche questa volta eh, a questa iniziativa, con una corposa presenza che. Avete avuto modo forse già di guardare, che comunque avrete modo eh, di verificare eh, in questi giorni, di incontri e di manifestazioni e di prospettazione di una serie di politiche di valorizzazione che negli anni finalmente siamo riusciti a portare avanti, che seguono una regola, la regola che, io lo ripeto sempre, che la migliore tutela della memoria è quella di coniugarla al futuro, perché se la memoria non è viva e non rappresenta nulla per il presente e per il futuro è destinata a perdersi come in tutte le cose che noi non ricordiamo più, perché non significano più nulla. Invece tante cose che ricordiamo sono quelle che significano ancora molto per noi, perché significhino per noi devono aver rappresentato dei, dei passaggi importanti, fondamentali della vita personale e della vita collettiva. E allora noi dobbiamo fare questa operazione, questo sforzo, anche per poter eh, eh, sempre di più potenziare eh, questa attività. Ma c'era il secondo elemento, che ho detto alla fine, non me ne sono dimenticato, eh, soffermandomi sul primo, più brevemente, che è la sede nuova di questa attività. Oggi avete fatto, io lo dico al sindaco, ci siamo incontrati qualche mese fa per un'altra manifestazione, mi pare che avete fatto un miracolo. Se riuscite eh, a tenere, a sistemare bene eh, questo luogo, questo diventa un luogo importantissimo per tutto eh, il territorio e credo che eh, la presenza anche di altri sindaci, che saluto, è sempre fondamentale e importante. La presenza degli amministratori locali, se posso anche io lo sono stato, da amministrator agli amministratori locali dire State attenti, il protagonismo della vostra presenza si caratterizza sempre di più con un significato culturale. E con quello che la cultura può significare per le vostre comunità, così non perderete mai un'identità e avrete sempre l'attenzione e gli interessi degli altri. E noi dobbiamo sforzarci. Anche, saluto anche ovviamente eh, il rappresentante della regione, l'assessore regionale perché eh, fa parte di questo discorso, abbiamo sempre immaginato eh, che le regioni dovessero essere protagoniste attive eh, di una eh, iniziativa e di un'azione culturale. E anche, è stato fatto cenno, eh, eh, le istituzioni che non sono propriamente pubbliche, le istituzioni diciamo, del terzo settore o se non volete del terzo settore, delle fondazioni eccetera, eh, private che concorrono. Alla ricchezza del patrimonio culturale, noi dobbiamo avere l'intelligenza di tenere. Aperto un modello pluralistico dal punto di vista istituzionale. Chi può, nelle forme in cui può, deve poter concorrere perché dal concorso più ampio possibile di queste iniziative non, non si possono che raggiungere risultati molto positivi per la nostra comunità. Con questo eh, spirito io sono tornato volentieri, ero venuto e è stato ricordato alla prima eh, eh, seduta e poi sono tornato eh, le volte, tante volte. Successivamente, ma ho il ricordo di questa eh, vostra prima eh, edizione. Eh, ho visto crescere eh, questa creatura, diciamo così. Oggi è uscita di minorità con una sede eh, più stabile, con una eh, devo dire eh, considerazione ormai nel mondo degli eventi culturali ed espositivi. L'incoraggiamento è andare avanti, ve lo, ve lo faccio anche a nome del Ministro Franceschini, ma ve lo faccio a nome anche di tutti coloro che hanno collaborato come Ministero dei Beni Culturali all'allestimento dello stand e alla organizzazione degli eventi che qui si terranno in questa settimana, ma anche, me lo consentirete, a tutti gli operatori dei beni culturali che con grande professionalità negli anni Anni, hanno saputo tenere la barra dritta e concorso alla valorizzazione di questo territorio, a partire poi anche da quelli che si ritrovano ora nella gestione eh, del, del museo eh, di Pestum eh, e di Velia. Io lo sottolineo di Pestum e di Velia perché abbiamo voluto che fosse il museo di Pestum e di Velia, io anche per ricordi infantili perché andavo ve lo dico, in vacanza un periodo con la mia famiglia ad Ascea e da bambino mi hanno portato a, a guardare questi scavi di veli, allora c'era stata appena una missione di Mario Napoli eh, eh, insomma si era all'origine, come da bambino ho visitato la Certosa di Padula sono cresciuto respirando la forza eh, attrattiva di questi luoghi e per me riuscire a metterli insieme e eh, a concentrarli, diciamo, nel museo eh, eh, nel, nella competenza del museo come raccolta e nel parco dall'altro lato come riconoscimento del valore di un territorio, valore anche eh, eh, della cultura immateriale è stato ricordato. Un po' colpevolmente abbiamo tardivamente, devo dire, eh, ratificato la convenzione di Faro. Avremmo potuto farlo prima, ce lo dobbiamo dire tutti, ma meglio tardi che mai, dicevano i nostri, i nostri avi e noi con essi diciamo anche dall'approvazione della cultura di faro e dagli spazi che offre possiamo avere ulteriori eh, incoraggiamenti per percorsi successivi. Allora, eh, grazie a voi, buon lavoro per tutti questi giorni, siate soddisfatti ed orgogliosi di quello che avete messo in piedi. Bene, quindi siamo sempre in divenire, quindi grazie al Ministero della Cultura, al consigliere proprio del Ministro Franceschini che il Ministro ha voluto qui dedicarci con questa, con questa sua presenza, siamo tutti in divenire, così come molto probabilmente di rientro da Dubai non vorrà mancare il comandante della tutela del patrimonio culturale, il Generale Riccardi, che saluto anche per l'apporto, sarà protagonista il comando della tutela nello spazio di 500 metri del Ministero, saluto anche il comandante del Nucleo di Napoli qui presente in sala. E ora, caro Assessore Professor Felice Casucci, a te le conclusioni, le conclusioni soprattutto di un intervento che vede la Regione protagonista, ma come non mai con un uh, percorso nuovo che con il sindaco di Capaccio Pessum ha voluto, ha voluto iniziare, questo percorso nuovo che dà anche dignità alla borsa, una dignità amministrativa nell'attenzione che l'assessore stesso, avendone anche la competenza come semplificazione amministrativa, insieme al sindaco di Capaccio Pessum hanno ritenuto di un rapporto anche... Come dire, diretto alla stregua delle altre fiere di Rimini del turismo, la stessa di Napoli. Quindi veramente grazie. Dopo 22 anni, oltre ad avere una location definitiva, avere anche una dignità rispetto all'attenzione che l'ente Regione ha nei confronti della mostra, ma soprattutto della società che ne è titolare del marchio. E noi da 22 anni, soprattutto perché siamo al sud, consapevoli delle difficoltà, che tutto non certo è semplice. E abbiamo deciso di rimanerci. Avremmo potuto, come dire, intraprendere percorsi diversi, più facili, forse anche più prestigiosi o più qualificanti. però ho la soddisfazione di rimanere qui e attraverso la borsa andare a sviluppare un'azione di marketing territoriale perché la borsa non è mai stata un'iniziativa autoreferenziale. Il fatto stesso che ci sono tanti brand, tanti marchi, e se potete mettere la vidiata cortesemente, la vidiata generale. Non sono figurine o, in ogni caso, soltanto marchi per riempire un programma o per riempire un catalogo. Qui di fatto sono tanti partner, come la stessa segretaria generale, la dottoressa Antonella Pasquarecchia, volle dire della ricchezza della borsa, la ricchezza di tanti soggetti e realtà. Che dal Ministero della Cultura a tanti altri portano le loro esperienze, le proprie progettualità, le proprie iniziative, le proprie visioni, che noi acquisiamo, che noi abbracciamo, che ci facciamo accompagnare con i nostri media partner internazionali che indicano il vincitore della scoperta archeologica dell'anno. E allora la borsa ha avuto sempre la capacità di fare sistema, ha avuto sempre la borsa di la capacità di dialogare, di condividere, di crescere, di ascoltare. Al di là della mia forse irruenza o del tartassare i miei interlocutori, come Gabriele Milani sa, quante telefonate, quanti solleciti, ma lui stesso è qui oggi con un grosso problema di tour operator che guardano ad una chiusura probabilmente... A breve, con il Covid che avanza con una quarta ondata, quindi grazie Gabriele, che sei qui con noi, Gabriele Milano, direttore generale della Federazione del Turismo Organizzato, proprio per sottolineare la capacità di tanti protagonismi solo per sviluppare la valorizzazione del patrimonio culturale e promuovere il turismo culturale. Bene, Assessore Casucci, tu stesso hai voluto dare una grande indicazione. Sia nell'eleggere il sindaco di Capaccio Pestum ad ambasciatore del patrimonio archeologico campano in condivisione di tutti i suoi colleghi sindaci. Ma al tempo stesso di dare una traccia forte di quello che patrimonio minore non è, ma che è la bellezza del nostro patrimonio. Perché quando ho dialogato nelle scorse settimane con i Turo Pereto Specialisti che con diffidenza nel 2019 ci hanno accompagnato, ospitati gratuitamente sia nello spazio espositivo. Che nel vitto e alloggio, perché per fare le iniziative al sud dobbiamo purtroppo anche questo. Perché a volte non siamo, non dico creduti, però la lontananza, il fatto stesso della credibilità che si possono fare delle cose positive al sud. E questi tour operato specialisti che sono società di 50 anni, Viaggi del Tucano, Viaggi di Maurizio Levi, Viaggi dell'Elefante, che è il 12, Cosertur che con diffidenza ci hanno seguito nel 2019, abbiamo intrapreso questa archio incoming che oggi è più forte che mai con 12 tour operator specialisti grazie alle organizzazioni datoriali. Guardando obbligatoriamente, sembra quasi che il Covid ci ha dato una soddisfazione, non lo voglio dire perché non lo merita, ma questa domanda di prossimità, la domanda nazionale che noi abbiamo chiesto nel mettere su una sezione archio incoming e dare a questi tour operator l'indirizzo di dire Iniziamo ad aprire le destinazioni italiane del sud, lo state facendo a poco, fatelo di più. Noi nel nostro piccolo non siamo la fiera di Rimini o la fiera di Milano con le spalle forti e quotate in borsa, abbiamo però dato a queste società ultradecennali spazi gratuiti, vitti alloggio, così come con orgoglio lo diamo all'associazione Startup Turismo, ospitando gratuitamente 15 startup italiane che vengono qui a presentare la propria idea di creazione di impresa giovanile. Lo diamo gratuitamente alle tante associazioni, Ollus e quant'altro dal Touring Club ai gruppi archeologici, ad Archeo Club a Fai che Ambiente, al CAI, per poter fare in modo che anche loro possano esprimere così come già fanno attraverso il volontariato. Lo facciamo ai paesi esteri, tutti i paesi esteri 15 oggi presenti negli altri anni molti di più, sono sempre ospitati gratuitamente Munir come sai. Proprio per sottolineare l'aspetto della cooperazione culturale, del dialogo, nostri onorati ospiti e quindi bene capirete che in un'iniziativa del genere abbiamo comunque 60 spazi gratuiti nel salone espositivo, che vuol dire comunque tanto, vuol dire la nostra grande disponibilità di apertura nel sapere in ogni caso mettere in campo iniziative per il bene comune e per il bene del nostro territorio. Ebbene, lascio la parola al professor Casucci, ringraziandolo. Noi da quest'anno siamo consapevoli che le borse, le fiere alla fine, come dire, si concretizzano in quattro giorni e lasciano il tempo che trovano. A volte danno anche l'idea di essere autoreferenziali perché devono portare quell'indotto a quella località e finisce lì. Io credo che al di là delle fiere generaliste, cosa che noi non siamo perché ho sempre sottolineato un po' la nostra soggettività, quello di essere un grande contenitore con tante sezioni dall'archeo virtual, all'archeo experience e così via. Da quest'anno, anche Sindaco, anche grazie alla tua preziosa collaborazione, noi mettiamo in campo tre intuizioni, tre visioni e lo faremo sempre. Una internazionale candidatura al Consiglio d'Europa di un itinerario culturale europeo dei siti archeologici subacquei Partendo dall'eccezionalità di Baia Sommersa con il MAN, il MAN avrà una anche rivisitazione dei propri spazi museali con un'attenzione al patrimonio sommerso con investimenti anche di alcuni milioni di euro. Partendo dal Parco di Gaiola, da Ischia. Una intuizione e visione quindi che trasferiamo al MAN, al Parco Archeologico dei Campi Fleiré, saluto Fabio Pagano presente, ma soprattutto che va a partenariarsi con Calabria, Sicilia, Puglia, Sebastiano Tusa, i 23 itinerari che ha lasciato come patrimonio e testimonianza, come eredità culturale dopo la sua morte purtroppo, l'assessore alla cultura della Sicilia mancato nel 2019, ma soprattutto per quello che è il dialogo interculturale con l'itinerario aggregando Grecia, Egitto, Israele e Turchia che danno grande attenzione al turismo archeologico subacqueo. Una seconda intuizione nazionale, partendo dal Parco Nazionale Cilento, abbiamo chiesto all'Automobile Club d'Italia di sviluppare la mobilità sostenibile con le auto elettriche in raccordo con le stazioni dei treni regionali e quindi questo raccordo con le stazioni delle ferrovie dello Stato all'interno delle aree interne, quindi con Confagricoltura, con Lega Ambiente, con Federparchi, un nuovo processo di sviluppo della mobilità sostenibile per i viaggiatori, non più i turisti. L'ultima visione protagonista è il Parco del Cilento, ebbene la Commissione Nazionale Unesco ha come braccio operativo l'Associazione dei Giovani per l'Unesco, sono tutti giovani accademici ricercatori, loro dedicheranno il loro lavoro, scenderanno in 40 da tutte le regioni italiane, per lavorare su un modello master plan di sviluppo del Cilento. E questo è estremamente importante perché lasceranno ai soggetti titolati questa azione proprio per avere poi una continuità in altri territori. Professore Casucci, grazie della presenza della Regione Campania, un grazie al Presidente De Luca che ha voluto dare dignità alla borsa inserendola nel calendario ufficiale. Tre anni fa lui stesso lo inserì a Milano presentandola alla Borsa internazionale del turismo. E quindi veramente grazie di questa partecipazione anche con uno spazio espositivo interessante che dà notorietà a tutto il patrimonio campano. Io mi caratterizzerò per il fatto di essere innanzitutto brevissimo, cosa che voi auspicate, cosa che voi auspicate fortemente perché secondo me la politica dovrebbe essere molto sobria, purtroppo non lo è. Eh, molte volte, ma dovrebbe essere molto sobrio io rappresento il Presidente De Luca vi porto i suoi saluti la Regione Campania ha sostenuto questa iniziativa, saluto tutti i presenti, in particolar modo le autorità presenti e devo dire che questa è un'iniziativa che noi sosteniamo con particolare convinzione insieme alla comunità al Comune di Capaccio perché crediamo che non è solo la continuità una caratteristica del successo di queste iniziative che come diceva un grande storico francese coniugano sempre perché il Mediterraneo ha fatto sempre questo ha coniugato sempre cultura e profitto non solo coniugano questo ma devono avere la capacità di una discontinuità perché la discontinuità è un elemento coessenziale alla continuità noi pensiamo che questa borsa mediterranea del turismo archeologico la ventitreesima edizione sia in continuità con il passato ma sia anche in discontinuità con il passato innanzitutto perché c'è stata una un'accesura un importantissima dal punto di vista storico che è stata quella pandemica che è ancora in corso ma anche perché noi crediamo fermamente che bisogna ripensare i modelli di governance ci crediamo fermamente con il mio amico presidente della commissione dell Interne che qui di fronte a me ragioniamo spesso di queste cose con il mio amico vicepresidente di Confindustria, che qui di fronte a me ragioniamo spesso di queste cose, Confindustria Salerno, e ovviamente noi crediamo che bisogna essere persone nuove, perché le persone, come ha detto il sindaco, fanno la storia, non è la storia che fa le persone, ma le persone fanno la storia, e noi crediamo fortemente anche in una nuova storia, in una nuova, eh, un nuovo modello storiografico. Cent'anni fa nasceva in America e poi si trasferì in Francia, è stata una stagione bellissima. Gli storici di quel, di quel periodo, a cominciare da quel grande personaggio che era Mark Bloch, inventò un'idea nuova di storia. Perché anche il modo in cui si ha consapevolezza, conoscenza e narrazione della storia è un elemento importante. Noi vogliamo narrare con nuova conoscenza, nuova consapevolezza, la storia dell'archeologia campana, grande e piccola, perché ci sono. I grandi, come diceva Ugo Piccarelli, che ringrazio per le sue parole, e ci sono anche i piccoli. Noi vogliamo tutelare i grandi, ma dobbiamo in particolar modo tutelare i piccoli, perché i piccoli hanno più bisogno di tutela. Quindi vogliamo ricreare una vetrina che nel futuro dia esaltazione a questi luoghi. Se li sappiamo esaltare, proteggeremo i territori che sono stati spesso invece violentati, nonostante questi luoghi, che sono stati dimenticati, occultati. E violati. Noi vogliamo ridare dignità a questi luoghi. La sostenibilità non è solo ambientale, è anche economica e sociale: e la sostenibilità economica e sociale deve partire dai territori, dalle cose che hanno, dalle bellezze che hanno, enogastronomiche, naturalistiche, culturali. Tutte queste cose stanno insieme, sono state dette. La Regione Campania, con il proprio piano turismo, ha investito molto su questo argomento, l'ha condiviso con il Consiglio attraverso la commissione Aere Interne in particolar modo e anche con la Commissione Turismo. Devo dire che stiamo andando avanti, questa è un'occasione straordinaria, quello che vorrei sottolineare, e qui termino, spero di essere stato breve come avevo promesso, è l'entusiasmo. Senza questo entusiasmo, senza questo coraggio, senza questa determinazione, senza questa capacità di lavorare sulle cose, di cambiarle, e da qui la sobrietà, noi non otterremo alcun risultato. Continueremo a indebitarci facendo finta che la ricchezza sia il denaro in circolazione. Dimenticheremo che la vera ricchezza siamo noi, non i soldi di cui abbiamo disponibilità, la nostra capacità, la capacità di premiare il merito e la qualità delle persone, non la capacità di premiare altre cose che non appartengono né al merito né alla capacità delle persone. Noi in questo crediamo, in questo, su questo puntiamo, su questo punta la Giunta regionale della Campania, su questo punta la Giunta regionale della Campania quando dialoga con comunità come quella di Capaccio Pessum, che fanno di questa religione la qualificazione della propria azione pubblica e amministrativa. Quindi pubblica in senso politico e amministrativa in senso politico amministrativo. Io vi ringrazio, tanti auguri a tutti voi per quello che farete. Allora, grazie Assessore Professor Casucci. E quello che è l'indirizzo forte dell'attenzione e della valorizzazione del patrimonio minore potete in ogni caso vederlo lungo le strade di Capaccio Pessum, lungo il perimetro dell'area archeologica, 70 immagini dei siti della Campania. Credo che questo sia anche un bel modo di interpretare, così come l'assessore ha sempre sottolineato. E adesso vi invito a visitare il Salone Espositivo. Grazie ancora.